Questo Covid con cui ormai abbiamo imparato a convivere da troppo tempo, ad ognuno di noi ha tolto qualcosa. Affetti, lavoro, libertà. Nel mio caso ho dovuto più volte rimandare o cambiare i miei progetti. Pedalo a vista. In attesa che tutto questo finisca, cerco di mantenere la lucidità, la speranza. Non voglio perdere di vista i miei obiettivi. Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi e bla 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 bla. Oggi piccola giornata d'allenamento, faremo un bel giretto, faremo San Vincenzo, Lanciano, poi risaliremo da Castelfrentano e Orsogna. Io con i miei amici che stanno arrivando e ci saranno abbastanza dislivelli. Vediamo un po' come siamo messi. Vai ragazzi! Tornando a prima, non so se dipende solo da me o da un karma avverso, ma è mai possibile che ultimamente, ogni volta che decido di fare qualcosa di importante, come il proseguo del cammino di Santiago o il viaggio in bici di una vita, vengo bloccato a casa tipo da una pandemia globale? Per ora, regioni bloccate, almeno fino alla fine di marzo, poi si vedrà. Devo solo avere tanta pazienza, non sarà mica la fine del mondo. Piccola pausa caffè a Castelfrentano e si prosegue. Ed ora direzione Lanciano. Bene, siamo arrivati a Lanciano, faremo un giro al centro e poi probabilmente avremo un bel itinerario. Da che mondo è mondo, l'umanità ha da sempre dovuto affrontare minacce arrivate dritte da quella stessa natura che l'ha creata. Terremoti, glaciazioni, carestie di ogni genere. Molti sono stati i popoli decimati dalle malattie. Oggi, per nostra fortuna, viviamo in un mondo molto diverso dal passato. Nonostante tutto, credo migliore. Questa pandemia non ci fermerà. Lanciano è veramente bella, eh? Facciamo una 360 gradi della piazza. Ragazzi, che vogliamo fare? Lambito. Allunghiamo? Lambito. Abbiamo deciso di arrivare al mare. Il bello dell'Abruzzo è anche questo. Mare, montagna. Montagna, mare. Quindi abbiamo deciso di andare in zona San Vito. Qui stiamo facendo anche un bel pezzo di pista ciclabile. Bravi lancianesi, ciclabili uguale segno di civiltà. San Vito Marina 10.
mare. Mamma mia, e che? Dai, all'inizio non era previsto, siamo arrivati a San Vito Marina ed è stata un'ottima scelta. Scusa, 5 minuti di pausa, eh. Ci sono i famosi trabocchi di San Vito Marina, questa è la costa dei trabocchi. Saranno le 10, un'oretta lì. Tardi, vedi un po'. Ci vuole, Sì, le 10 e 4 minuti. Perfetto. Un saluto a tutti. Ride to live, live to ride. A presto.